si è svolto in questi giorni il referendum costituzionale, 4 dicembre, il cui esito ha dato una vittoria schiacciante per il no, per coloro che si sono opposti alla riforma costituzionale voluta dai gruppi finanziari JP Morgan, voluta dall'Unione Europea e dal suo progetto folle di desovranizzazione dell'economia, voluta ancora dagli Stati Uniti d'America, capeggiati dal presidente uscente Obama, voluta non in ultimo dai mercati e dalla loro insondabile volontà deresponsabilizzante. Ha vinto il no. Occorre di questo essere fieri, occorre avere contezza di quello che è avvenuto, occorre essere anche consapevoli che l'elite finanziaria mondialista, apolide e sradicante, è stata temporaneamente sconfitta. Essa era il principale agente di questa riforma costituzionale, tesa a delegittimare lo Stato sovrano nazionale come luogo del primato della politica sull'economia, come luogo di sopravvivenza della democrazia non ancora completamente dissolta ad opera dell'economia spoliticizzata. Per questo l'elite finanziaria mondialista che dal 1989 conduce il conflitto di classe come massacro di classe, riprendendosi tutto e portando via tutto ai dominati, la massa precarizzata, post-borghese e post-proletaria, oggi voleva che vincesse il sì, voleva distruggere, o meglio riformare con l'usuale neolingua da essa impiegata, la Costituzione. Voleva spoliticizzare l'economia, voleva compiere l'offensiva decisiva al mondo dello Stato sovrano nazionale. E invece ha vinto il no. Occorre averne contezza. Occorre però anche avere contezza di quanto segue. Si tratta della vittoria di una battaglia. La guerra continua. Infatti il pericolo è sventato per ora, ma presto temo tornerà a riaffacciarsi perché l'elite mondialista tornerà presto o tardi ad attaccare la Costituzione e lo Stato sovrano nazionale. Il suo obiettivo, coerente con quello di un capitalismo assoluto, pienamente realizzato perché svincolato da ogni limite etico, politico, religioso, sociale, è quello della distruzione degli Stati sovrani nazionali. Dopo il 1989 solo gli Stati sovrani nazionali resistono come luoghi del primato della politica sull'economia e perciò stesso ostacolano il dilagare dell'economia desovranizzante che mira a spoliticizzare, a deregolamentare il mercato di modo che esso possa procedere in maniera puramente automatica, senza gli impacci, i lacci e i lacciuoli della politica. L'elite finanziaria dunque ha perso per ora, ma la battaglia è solo una battaglia, la guerra continua. Quale sarà l'esito lo scopriremo solo lottando, variando il testo di una, no di una nota canzone italiana. Uno scenario per il futuro possibile è questo. L'elite finanziaria non si rassegna, ha portato avanti questo progetto e non può abbandonarlo. Prossimamente farà di tutto per imporre al nostro paese un governo tecnico, leggi con l'usuale grammatica della neolingua, un colpo di stato finanziario, per imporre un governo tecnocratico che assecondi e favorisca gli interessi dell'elite finanziaria, cioè ancora una volta del mercato spoliticizzato, dell'Unione Europea, del nuovo ordine mondiale classista che mira a distruggere tutti gli stati sovrani nazionali. Da questo referendum però possiamo apprendere una lezione. La lezione è la seguente. Destra e sinistra, queste due categorie archeologiche residuali, hanno esaurito definitivamente la loro vigenza storica. Decisive per una lunga stagione coincidente con la modernità racchiusa fra la Rivoluzione francese e il 1968, la coppia dicotomica e topologica spaziale di destra e sinistra è oggi da archiviarsi. È stato dimostrato questo dalla disposizione politica di questo referendum. A votare per il no vi erano forze appartenenti ai quadranti politici più diversi, agli spazi della politica più disparati. Proprio come a parteggiare per il sì vi era non soltanto il partito governativo con i suoi raduni filo finanziari del gruppo Bilderberg alla Leopolda, ma vi era anche tutta una serie di partiti non classificabili come univocamente alleati con il partito del Bilderberg. Quindi da questo si può ricavare, credo plausibilmente, che è scomposta e dissolta la vecchia dicotomia destra-sinistra. Si sta sempre più imponendo in re, nella logica dei fatti, una nuova dicotomia, quella tra chi accetta il mondialismo classista dei mercati desovranizzati, da una parte, coloro che hanno votato sì, e quelli invece che in maniera diametralmente opposta
contrastano il mercato spoliticizzato, difendendo le sovranità nazionali come luogo del primato della politica sull'economia e dunque come luogo di un possibile conflitto contro il capitale, teso a garantire la permanenza dei diritti sociali o anche il recupero dei diritti sociali che l'elite finanziaria ha recentemente dissolto grazie al piano mondializzato della concorrenza competitivistica. E questo è lo scenario per il futuro che questo referendum ci lascia intravedere. Scontro frontale, in verticale, fra i sostenitori del mondialismo difeso dall'elite finanziaria apolide da una parte e in basso tutti coloro che pur con provenienze diverse mirano a mantenere il primato dell'umano, il primato della massa oggi precarizzata, senza diritti e quindi a difendere le sovranità nazionali democratiche come luogo della possibile difesa dei diritti sociali, difesa delle democrazie che il mercato transnazionale sta svuotando. Questo è lo scenario brevemente accennato in cui ci troviamo oggi all'indomani del voto del 4 dicembre 2016.